Siamo a Palazzo Simoncelli. Siamo a Palazzo Simoncelli, eravamo abituati così a ricevere, a incontrare anche la stampa, le TV locali nella precedente sede, nella vecchia sede di Piazza del Duomo, l'ex ospedale. Ora, da qualche tempo, da qualche giorno per essere precisi, abbiamo ripreso l'attività del centro studi nella nuova sede di Palazzo Simoncelli in Piazza del Popolo al Civico 18. La nuova sede è una sede bella, è una sede nuova. I lavori sono finiti proprio veramente da pochi giorni. È una sede, certo, è più piccola rispetto alla sede precedente di Piazza del Duomo. Lì eravamo a disposizione 10 aule, qui le aule sono 5, sono più piccole, però c'è anche la disponibilità da parte dell'amministrazione comunale di mettere a disposizione altri spazi edifici vicinissimi, qui il palazzo del Popolo, il centro congressi e il palazzo dei Sette. Sta a noi ottimizzare al massimo l'uso degli spazi che già abbiamo a disposizione e acquisire nuovi spazi mano a mano che l'offerta formativa si va definendo e arricchendo. E abbiamo ripreso, c'era chi ricominciava da tre, noi ricominciamo da Palazzo Simoncelli, ricominciamo dall'Università dell'Arizona, che è un partner ormai più che consolidato, un partner amico, diciamo così, del centro studi. Ormai c'è un rapporto che risale al 2002 con l'Università dell'Arizona. Abbiamo da poco festeggiato i dieci anni di una collaborazione che è stata, continua ad essere molto importante per il Centro Studi Città d'Orvieto e per la città, con la presenza di numerosi studenti, di docenti. È un rapporto in crescita. Questa mattina abbiamo iniziato anche un altro corso tenuto in collaborazione con un'importante agenzia formativa, i sistemi formativi di Confindustria Umbria, quindi è l'emanazione sul piano della formazione dell'Associazione degli Industriali dell'Umbria, un corso destinato alla riqualificazione di dipendenti di aziende che sono in cassa integrazione, quindi anche una funzione sociale in questa fase particolarmente importante che il centro studi intende svolgere pienamente in collaborazione con le agenzie formative dell'Umbria. E altre cose si andranno ad aggiungere già nelle prossime settimane, perché accanto ai corsi tradizionali, mi riferisco alla scuola di specializzazione in psicologia della salute e altri corsi che hanno fatto un po' la storia del centro studi, se ne andranno ad aggiungere altri in diversi settori, a cominciare da quello proprio delle ICT, quindi delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, quindi si parlerà di informatica e di web. Che cercheremo di mettere in campo al più presto, come metteremo in campo collaborazione anche con altre università straniere. Allora, da qualche giorno è iniziato la nuova serie di corsi dell'Università dell'Arizona, o meglio Arizona in Italy, che è un programma specifico dell'Università dell'Arizona in Tucson, che ovviamente ha a che fare con una serie di corsi specifici sia per quello che è il contesto italiano, e quindi abbiamo corsi di italiano, storia dell'arte, archeologia, ma anche quest'anno vede la partecipazione di due nuovi dipartimenti, che è psicologia e sociologia, che hanno deciso appunto di permettere agli studenti che seguono i loro corsi di effettuare anche questa esperienza all'estero. Il numero degli studenti quest'anno è arrivato a 26, compresi gli studenti anche di scienze della comunicazione, che oramai sono 3 anni che fanno i corsi con noi,
La cosa interessante è che l'università ha anche mandato 3 docenti direttamente dall'Ateneo madre, quindi da Tucson in Arizona. 3 docenti siamo noi qui, diciamo locali, fra virgolette, e quindi il gruppo è abbastanza ben fornito.